Allora, dopo gara si torna in campo, la Coccinella dopo il turno di stop arriva questa bella vittoria. Natalina Iavarone, questa sera tra le altre cose sei stata chiamata in causa dopo l'infortunio della tua collega, compagna di squadra, però hai difeso molto bene la porta della Coccinella. Sì, abbastanza, anzi, avevo le gambe che mi tremavano dopo tanto tempo che non giocavo. La prima partita purtroppo è così, però col pubblico che mi incitava, mi chiamava, sono riuscita a calmarmi, fortunatamente. Poi le mie compagne mi hanno aiutato, pure tra il primo e il secondo tempo, mi hanno aiutato tanto e sono contenta, sono felice che sono ritornata con loro. Molta emozione quindi con Natalina Iavarone. Mantese, oggi non era facile fare gol, c'era un muro davanti quella porta. Sì, erano molto, molto fisiche e il portiere ha fatto belle parate, anche tanta sfortuna come al solito nostro, però è stata una bella gara tirata, ma ce la siamo guadagnata e sono contenta per il risultato. Si vedeva che vi temevano, vi conoscono molto bene, conoscono ormai alla perfezione questo vostro gioco, ma in palio i tre punti valevano molto per voi. Moltissimo, soprattutto quest'anno che siamo poche squadre, qualsiasi punto vale. E alcune di loro ci conoscevano alcune nostre compagne, e non è stato facile, soprattutto per Giulia Aliello, è stata molto molto pressata, però se l'è cavata bene anche questa sera. Si torna lì su, adesso c'è la vetta da difendere, anche se ci sono comunque delle avversarie che non aspettano altro che mezzi passi falsi da parte vostra. Assolutamente sì, penso che quest'anno ogni passo falso di qualsiasi squadra è un vantaggio per le altre, quindi dobbiamo stare sempre molto attenti. Le prossime partite anche saranno un po' toste, molto, ci stiamo preparando anche per quelle.